Ehi la ciurma! Eccoci qui su Shop Keep con un nuovo giorno. Allora, come anticipato nello scorso episodio, mi sa che espanderò il negozio. Almeno mettiamo un po', diamo un po' di senso a questi soldi. Vado solo a recuperare i soldi della taverna perché effettivamente non ho più presi. Qua i tavoli li ho comprati tutti, quindi non posso più comprarne altri. E quindi l'unico modo per investire questi soldi che ho ora è di espandere il negozio. E quindi facciamo che espandere il negozio. Allora, e si può espandere ancora dietro? 100.000? No, anche no. E altre 10.000 qua. Ah, si può espandere anche in questa direzione? 100.000, 250.000. Ok. Adesso avremo un po' per spendere, ecco, tutta questa roba. C'è un po' per fare i soldi per spendere in questa roba. Direi che non so, voglio spostare gli oggetti. No, direi che per ora va bene così. Oggi restiamo così, poi vedremo un po' quando sbloccheremo magari degli altri oggetti, fare delle aree proprio tematiche magari, ecco, quindi magari una stanza per i roghi, una stanza per i maghi, eccetera, eccetera. Ma tanto da fuori appare sempre uguale il negozio, no? Cioè già prima c'era lo spazio, sì, c'era già quella finestra. Ma è lunghi, cioè nel senso può espandersi fin laggiù. E di qua? Fin dove? Ah, ci sono queste mura, quindi alla fine non vedi quanto può essere effettivamente grande. Sapevo quanto può essere lungo, però non può essere più lungo di qua. Ma in realtà no. In realtà no, può espandersi anche tutto là dietro, tutto qua dietro. Perché è un enclave questa parte qua dietro. Ah, però. Eh sì. Eh sì. Ah. Non ci avevo mai fatto caso, però effettivamente potrebbe crescere ancora tanto. Poi vedo, cioè poi vedremo se per caso. Questa è quella che mi ha comprato il cappello. Gold plate shoulders. Questi lì possiamo mettere qua insieme alla roba varia. Hai già comprato qualcosa? Sì, una pozione. Ha dei guanti da mago. Ce n'è di gente, è cresciuto. No, lo sciacquapille è sempre lo stesso. Chicken wing, dai, mettiamo chicken wing anche. Delle ali di pollo. Manco fossimo un negozio di alimentari. Tanto sto andando poco, proprio poco le Frost Potion. Le Ste Wand, da quando abbiamo accettato la missione, non stiamo più vendendo niente proprio. Recall Stone. Forse quando avremo un pochettino più. Oh, tra l'altro, non ho riparato i tavoli. Ho rimesso in sesto le scorte, ma non ho riparato gli espositori qua. Ok, adesso si aspetta che arrivi la gente, che faccia un po' di giro, un po' di compere. Si tavoli che iniziano a essere proprio un po' in mezzo ai piedi qua, eh. Mi sa che li eliminerò presto, magari metto una zona con le Recall Stone in qua. Oppure no, potrei usare questi tavolini per mettere questa roba sfusa. Le Recall Stone le metto in un tavolo.
Il chicken. Lo voglio. Ecco, mettere un po' separato dalle bacchette per evitare. Non stanno andando tanto queste robe qua, mi sa che dovrò espandere gli scaffali dedicati alla coltivazione. Ma aveva appena comprato! E poi se ne scappa per una Recolstone. Ah, che peccato. Ma tra l'altro l'alto destra è 130 su 150k, non so proprio cosa. Boh. Non sono il K che ho, non ne ho 95. Mannaggia la miseria. Te e la tua barba bietola. Ehi. Ce la fai a raccogliere sta barba bietola nel manga? Guarda come è sporco qua. Pulisco un po' così inclinato, così vedo se per caso scappa qualcuno. No. Sono quasi finiti i guanti, mi sa che devo fare un po' di scorte. Health potion! Mana potion. 2. 2. 2. Quante K abbiamo? 97. Oh. Senza missioni è davvero difficile fare le cose. Hot item. Ah, mi dice anche quali sono gli hot item del giorno. Dragonborn Boots, non ce l'ho. Elf Potion, Enchanted Flamings, Wooden Shoulders. E si è visto che vanno un sacco le pozioni di salute oggi. Shuriken, eh? Delle frecce ho vendute, era un po' che non vendo delle frecce. Non so se andare, sì, vado a seminare di... delle rape là, quelle che sono ravanelli, boh. Ah, ho venduto le frecce che erano qua, sì. Ledger. Record Stone. Frost Resist Potion. Oh, vedete qua è finito il Frost Resist. Scusate clienti, devo stare un attimo qua dietro, ma perché... Allora, vado a pensare solo le Frost Resist Potion. Vado a raccogliere qua per evitare che marcisca tutto. Non è ancora pronto, tra l'altro. Butto un occhio qua. Non c'è nessuno. Adesso saranno ben pronte, no? Sì. Ok. Andiamo a pizzare. Ne ho fatto uno in più alla fine perché... Una spada.
Una plain sword, un guanto, una freccia. Non nei ginocchi però. Una leather belt, quindi ne prendo due. Una record stone. Visto che alla fine sono andate le rape qua. Oh, abbiamo finito le leather belt. Porca miseria. Non c'è una buona giornata, stiamo vedendo proprio bene rispetto a ieri. Però di quegli oggetti là non stiamo vendendo niente. L'unica cosa che si è riusciti a vendere bene è il sombrero, di quegli oggetti che abbiamo preso dagli avventurieri. No, qua ci sono frecce, le metto qua. Leather belt. No. No, il pollo l'ho... No, neanche il pollo. Wind, ok, non è un problema. E un'altra cobblestone. Abbiamo già fatto più o meno 2000 monete oggi. Non è per niente male. Ecco perché non riusciamo neanche a finire di piazzare la roba che già viene venduta. Abbiamo messo una recolzione e già ne abbiamo vendute due. Devo mettere un po' di weed? No, vabbè, se per caso fosse necessario poi la mettiamo, se no lasciamo quella. Siamo quasi a livello 21, tra l'altro, ottimo. Ma nelle statistiche del giorno ci dice quanto ci ha rubato? No, non dice solo delle menate. Allora, sono già a sera. Io dicevo che la maggior parte delle vendite sono andate, ma siamo partiti con 9000 e qualcosa. E siamo a 12000. Togliamo magari un migliaio, perché magari eravamo a 9900 e ne spenderemo un po' per le barbabietole qua, le varie da seminare. Vuol dire che comunque abbiamo guadagnato 3000 circa. Da 9000 a 12000. Che bello poter saltare finalmente. Ma secondo me si è spostato un po' il muro indietro, perché questi erano attaccati al muro prima. Adesso guardate quanto spazio c'è. Boh, o forse non ci ho mai fatto caso, semplicemente. È solo quello come equipaggiamento. Dai, 1 minuto e 49 e poi chiudiamo il negozio. Anche il giorno 25 è andato bene. Dai, se viene ancora un clientino, riusciamo a fare il livello 21. E quindi magari sbloccare dei nuovi oggetti.
Non so però a questo punto se sbloccare nuovi oggetti o se sbloccare il campione. Cioè, quanto aspettare che sbloccare il campione? Sì, la salita è 21, ottimo. Lì abbiamo 120, potremmo sbloccare o dei nuovi oggetti. Più 13 per customer, più 20 per customer. Questo è per l'alchimia. Però mi ha bisogno di parecchi soldi. Champion su 400. Sai che mi conviene prima investire sul sbloccare le cose là. Cioè, 400 da aspettare sono tantini, eh. Alfari Resist Potion sto cercando. Ah no, Frost Resist Potion. Ma secondo me è una roba che vale troppo poco per... Ah, ok, non stanno rubando tutti, semplicemente ora di chiusura. Ah, vediamo un attimo, inventario. Una. Allora, questi sono 4 e 2, 6, 7 funghi. E 5 bit. E 11 weed. Sono andato so con quello weed oggi. Niente, io però direi che per questo episodio possiamo anche salutarci. Mi sa che farò un paio di giorni off camera per andare un po' avanti. Allora, di sicuro sbloccherò i nuovi oggetti. Anzi, facciamo che sbloccarli subito, così vediamo che cosa ci aggiunge. E poi farò un po' di punti e di soldi per conto mio, ecco. Allora, vediamo. Subito l'ora di sbloccare. Che cosa, su cosa andiamo? Su cosa possiamo andare? O cambiare missione. Le wands non riusciamo proprio a venderle. Potremmo investire sui maghi magari sperando che arrivino più maghi. Boh. Mage Tier 1. Proprio non lo so, ma questo ce l'ho già, vero? Sì. Porta 2, ma non è così importante per spenderci 80 sopra. Però Warrior sono più Warrior che non altro in giro. Andrò sul Warrior, dai. Sì. E cosa ci ho sbloccato? Vediamo un po'. Ah, dei plate helm, dei plate gloves, plate chest, plate pants, plate boots, two-handed sword, plate shoulders, frost axe, plate belt. Un sacco di roba. Possiamo fare una stanza solo per warrior. Possiamo fare una stanza solo per warrior. Mi sa che così farò. Ma vi mostrerò tra qualche episodio.
Detto questo, vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi per caso non l'aveste già fatto e lasciare un commento qua sotto. Ciao a tutti e buona giornata.